Allora, eccoci qua, vai full screen con questo programma, però, dai. Ho dal capellino, cos'è che dovevi dire? Cazzo. Allora, l'ultima volta ci hanno chiesto retro gaming e quindi ci siamo attrezzati. Abbiamo acquistato tutti i diritti di questi videogiochi. Ovviamente. Assolutamente. Per poter fare questo. Li ha pagati tirando. Sì, sì. Stiamo utilizzando com'è OpenEMU. OpenEMU, nuovo progetto. Yeah. OpenEMU.org. Open source. Sì. Allora, possiamo partire dal super classicone Space Invaders. Per eccellenza, direi. Sì. Sì, proprio. Cioè, due maroni, proprio, facciamo 10 sì, secondi. Beh, giusto perché ve l'ho chiesto io, dai. Perché ce lo siamo visto. Fatemi questa foto. Facciamo anche 5 secondi. Non è che possiamo sempre dire. Diciamo la particolarità di OpenEMU che riesce anche a dà l'opportunità di utilizzare i controller dell'Xbox. Solo quello originale, non fa solo quelli originali, ovviamente, non le cinesate. Perché quelli di cercheranno di vendervene uno non originale e compatibile. Cercheranno, diciamo che tu l'hai acquistato. Sì. Noi staremo sull'arcade, cioè tutti i videogiochi old school. Usciti in sala giochi. In sala giochi, quindi arcade, prettamente arcade. Facci giocare. Pensando, no, che qui si vedranno alcuni elementi verdi, ma in realtà erano tutti o bianco o nero, perché erano CRT in bianco e nero. E cosa succedeva? Che per dare un po' l'illusione del colore, siccome comunque gli elementi non si muovevano, sui CRT attaccavano delle strisce colorate, tipo in alto sapevano che lì ci finivano quei bambocci, e tutto lì veniva giallo, verde, rosso, verde, bla bla bla, e qui per simulare un po' quella cagata hanno fatto... Quindi praticamente dove adesso c'è il verde è come se ci fosse stato a suo tempo una pellicola verde. Una velina verde. Ah, tu spari e io muovo. Beh, bellissimo. Ma beh, non l'avevo mai visto. Questa è cooperativa, la prima esempio di cooperativa. Oh, vabbè, vai a fare come un c***o. C'è una c***o in mezzo. Aspetta. No. È successo. Comunque l'ansia della morte. Eccolo. Perché dipende. Proprio di culo pieno. Sono 50 punti. Beh, dai, è molto bello questo gioco. Andiamo avanti. Un po' bello. Parlaci di questo gioco. È del 1979. Avevo 3 anni, quindi non a fare. Mi terrorizzava su solo questo. Era stronzo da un asteroide. Sì, non ti credi. Era difficilissimo. È difficilissimo questo gioco. Caccia dei crediti. Non parte, però. Dove sono i crediti? Potete mettere un credito alla volta. Che è big grafica praticamente è vettoriale. Fatto subito il teletrasporto. Sparo, teletrasporto e gas. E quello sopra il gas, mi sa. La cosa che mi inquietava, difficilissima, è che come nello spazio, quando non è che si fermava immediatamente, ma continuava un po' andare avanti. L'inerzia, quindi era un casino riuscire a coordinarsi e non farsi beccare dagli asteroidi. Sì. Diciamo che asteroids. Il bello dei vettoriali era che avevano un punto di occhio, occhio, occhio. Si è autosparato. Beh, questo è un gran trick, Michele. Non era facile autospararsi in questa maniera. Aia. Teletrasporto hai fatto? No. Game over. Galaga. Suoni curatissimi. Grafica accuratissima per l'epoca, comunque sentite suoni come, no? E poi gameplay da paura, qui siamo già a colori, quindi abbiamo già un sacco, 6-5. Siamo già 3 anni dopo, 1981. Sentiamo che suoni, ragazzi, e colonna sonora. Cominciamo già ad avere una colonna sonora, sì, di quelle... Destra e sinistra sparo. La peculiarità di questo gioco era che... Adesso loro si compongono la formazione che puoi già sparare volendo, Sa che... Sparo io, ecco, non uccidete quelli in alto, perché cosa succede? Tu vedi che hai 3 astronavine, no? Devo colpire una volta quello lì. Ma chi? Ecco. Ma qua... Io mi devo far catturare da lui. Quando lui torna giù con me, la mia astronavina agganciata, se lo uccido, io dopo ho 2 astronavine, ho il doppio sparo. Dobbiamo farlo vedere, assolutamente. Dobbiamo bene. Assolutamente farlo vedere questo trick di Galaga. Quindi spiega cos'è che stai facendo? Adesso sto aspettando che scenda, non dico lui. Ma che quello in fondo? Sì, quello in alto. Cosa è successo? Quella specie di granchietti lì che sono dietro e sta scendendo. What? Pausa. Mi sta registrando?
Crash. No, è Liquid Time, c'è Liquid Time. Fight or Capture. È uscito dal Fuschetto. Ah, devi uccidere quello che l'ha catturato. Ecco, uno, un altro colpo muore. Però quando scende giù. Non posso ammazzarlo adesso che l'ha. Devi riuscire a sparare a lui senza uccidere la tua astronave, è questo? Esattamente così. Ok. Oh, epic adesso... trick. Ma quanto l'hai studiata sta cosa? Nibbler cos'è? Che ha avuto un occhio a 33-10. Eh sì. È il serpentone. Snake, mi ricorda un gioco per cellulari del 1983. Infatti Nibbler è ispirato allo Snake di Nokia, si esatto. Sa, è proprio risaputo. Un misto tra Nibbler, cioè tra lo Snake e Pac-Man. Perché la coda se aumenta la sua lunghezza devi evitare di colpirla facendo tutte quante tipo le cose. Adesso, tipo adesso. Esatto, tipo anche, adesso. Fate voi ragazzi. Dove andiamo adesso? Andiamo su Girus. Concept rivoluzionario di io non me lo ricordo. Io sì, me lo ricordo, era fighissimo. Era questo musica qui. Notevolissima. E 83, Konami 83. Comunque, sempre quegli anni lì. Siamo. Però Konami, questi anni qui, ha sfornato delle perle notevoli. Perché gli americani nei primi anni 80 erano fallite. L'Atari, la Mattel. Smisero, invece i zappi ci davano di brutto, infatti poi sono arrivati anche nelle case. Beh, sei fortissimo a Girus, ragazzo della sala giochi. Ah ok, che figata. Ma giocare con i tastini è un casino, dovresti giocare con i zappi. Scappa. Difficilissimo. Questo era un mangiagettone totale proprio. Mamma, poi cioè, parte subito in tromba, parte già difficilissimo. Dagliene. Senti l'audio, parla un po' sei proprio in botta dura. Cos'è questo 83? Sì, 83, sì. Che flippati, pensa nell'83 i giappi come ci davano dentro con. E vai. Oh. Neptune. Questo e poi fai su dove sono qui. Sono una vita. Sì, ma poi la mia 10.000. Se arriva 10.000 mi fa. Dai. Muu! Guarda che ha preso il giro, guardalo. Puro culo. Culo pieno. Bonus. Belli di bonus. Doppio sparo! Hai visto che era preso da una da una parte e una dall'altra, super power proprio. Ma è grande! Vai di Neptune! La terminologia di questo tipo di gioco è tube shooter, perché praticamente è una prospettiva forzata su un cilindro. È il principio di Galaga, però applicato ad un cilindro in prospettiva verso il centro. Fu probabilmente il suo punto forte, una vera innovazione. Vabbè, rivoluzione per quegli anni sicuramente. Sì, era una prospettiva che prima non c'era. Bei suoni. Andiamo a Bombjack. Qui siamo già più avanti. Che figata. Tempo, gli anni. Quanti, parlaci di Bombjack. Quanti gettoni in Bombjack. Grazie per avermi pagato le scuole medie. Esattamente. la figata di Bombjack è... Adesso lo vedete, appena lo vedete lo riconoscete, ci avete giocato tutti in sala giochi. Tutti voi quarantenni come noi in ascolto. Che figata, dammi dei credits. Ti apro lo sportello. Allora, le bombe in realtà andrebbero prese nell'ordine giusto. Oh, power. Dura tantissimo il power. Dai, ve lo ricordate Bombjack? Beh, certo. A questo veramente abbiamo giocato tutti, eh. Non mi ricordavo della sequenza di quelle bombette maledette. Ah, quindi man mano che si accende le micce devi prendere quelli.
Sì, non è obbligatorio, però ti dà più punti. Sì, sarebbe ora di prendere un power. Robotron si giocava gran suoni, presi anche dal Defender, con due manopole. Avevi due manopole, non avevi tasti, niente, solo due manopole. Il case suo originale era con due manopole, e una per le quattro direzioni e l'altra per i quattro spari nelle quattro direzioni, il risparmio nelle quattro direzioni. Sì. E parte la stereoscopia. Praticamente lui è il nostro omino e deve salvare gli esseri umani che sono in questo environment molto ostile. Piscia laser lui. Dove, sì, Mommy, Daddy, ci sono Maki e il bambinetto. E poi abbiamo i Brains, i Brain Robotrons, che praticamente catturano gli umani, li riprogrammano e te li sparano contro. Cazzo, che viaggio. Ma spara solamente su, giù, sinistra, destra? O anche un blip? Anche di là, diagonale. Ah, ecco. Ci sono 8 direzioni. E si parte. Quindi per riassumere devi salvare gli omini, esatto, evitando che gli ulti li uccidano e i Brains li riprogrammino contro di te. Bravo, i Brains saltano fuori più avanti. È un clip assurdo, con queste cose nello schermo. Io lo dico masterpiece, guarda che roba. Io mi chiedo, è lassù in alto. Io mi chiedo, Stato. No! Quanti bimbi avranno scoperto di essere epilettici dopo aver giocato a questo gioco? Esatto. Quante lingue ingoiate schiuma dalla bocca. Questi colori psichedelici. Ah beh, c'era il kit per l'epilessia in sala gioco. Usciva assieme al gioco. Te lo consegnavano insieme al case. Dagliene. Salva le dondelle. Difficilissimo. Bellissimo però, Robotron. Tu come ti taggavi? Run. Sentirà che suoni che... Tana che ansia della morte. Vabbè, Bubble Bubble. Anno? Cos'è? 84 Bubble Bubble, tipo? Può essere. Eh? 86. 86 addirittura. Push due to play, second play? No, non va, non va. Non va. Sbolla, 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 no, sbolla. C'è il bonus, so, sbolla, sbolla, sbolla. E nicchio. Sei io da pazzo. Etero non potevo giocare a questo gioco. Perché non potevi? Ero etero. Sbolla, sbolla, sbolla. Il Bubble era stupendo. Pacco, un sacco di è segreti. Stupendo. Sì, è vero, c'è un sacco di secret, 100 livelli. Bellissimo. Una musichetta che ti rimane in testa tutto il resto della tua vita. Sì, sì, è vero. Poi si poteva saltare sulle bolle per salire. Eh sì, l'extend dovevi fare. Ah, vai, vai lassù al centro. La scritta con le lettere che erano dentro le bolle. Sì. Sui livelli più avanti. Se non muori fino sì, a un certo livello, c'è la porta di diamanti. Ogni 20 muri c'è la porta di diamanti. Eh sì. Dai che ti manca l'ai verde, infatti, dai. A riprova che è un gioco da ragazza e la mia ragazza è bravissima a sto gioco. Mi ha assolutamente surclassato quando me l'abbiamo guardato sulla NES. Ma tu hai una ragazza, Marco? Non che fosse difficile surclassarti. Subito, 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 vai, salta. C'è una D, c'è una D, c'è una D, c'è una X, c'è una X. Però in effetti col pad del NES è un po' più semplice. Direi, sì. Ma è una veloce. C'è l'acqua, c'è l'acqua. Ecco, la caramella gialla è la più bella, quella che ti fa sparare super velocemente. Quanti sabati pomeriggi passati davanti al Bubble Bubble? C'è un N? Mamma mia, vai, vai, dagli dentro, dagli dentro. Vieni lì, prendilo, prendilo. Ma c'hai già tutto? Manca la scarpina. Ti manca la scarpetta. La scarpetta ti faceva correre più velocemente. Sì. Ehi, la bolle a manetta, bolle a manetta.
il cocomero per di solito i bastoni trasformano le ultime bolle in punteggio, in frutta. C'è anche quello che ti riempie lo schermo di... C'è la pozione, bravo. E spesso la pozione arriva verso... Siamo sempre la N. Occhio. Ma Cesena giocava tutti i babbo babbo. Ci facevano le fighe nella Cesena. Come te che giocavi a giro, si vedi, stai scendo. Eccola, ma non è una balena. Vabbè, ma si chiamava balena, la chiamavano così balena. Non è affatto una balena, chiaramente è un fantasma. Si è toccato la balena. Cos'è il precursore di Pollon? 86 Wonder Boy. Sì. C'è gente che ci credeva di brutto. Sei un campione? Hai visto? Questo è però uno di quelli che sai che quella cosa succede in quel punto. Sì, infatti il bello era proprio imparare a memoria tutto. Sì, che a 40 anni non te lo puoi più permettere. Non ce la fai a ricordartene. Saltare com'è? Col pulsante. Le altre c'è la corsa. La corsa è questa qua. Questo è one shot e facciamo l'ultimo, facciamo. Stai già registrando? Ciak! Ma no, ma fallo giusto! Fatto, posto. Ciak, il rumore che conta. Quella che lag. L'hai fatta. Di brutto. 42.